Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, contento di farvi conoscere piante e animali di cui si parla poco o in modo da destare falsi stupori, alimentando diversi equivoci. Anche sulla salamandra grava da sempre una storta leggenda, che possa cioè sopportare il fuoco senza bruciarsi. Sembra impossibile che si possa credere a simili sciocchezze. Impariamo ad apprezzare la verità scientifica e a scacciare la menzogna. Sigla. La salamandra e i suoi simili fanno parte degli anfibi urodeli. La parola anfibio deriva dal greco anfi, cioè doppio, e bios, vita, doppia vita. La prima parte in acqua e la seconda fuori dall'acqua. Urodeli invece da ura, coda, e delos, visibile, coda visibile. Infatti vengono anche chiamati caudati, ossia dotati di coda. Nel mondo esistono 530 specie di urodeli, suddivisi in varie famiglie, mentre in Italia sono 17. Delle specie preistoriche ricorderemo il carauro, uno dei fossili di salamandra del Giurassico superiore, circa 150 milioni di anni fa. Viveva in acqua dolce e si rifugiava nel fango. La più straordinaria facoltà degli urodeli è quella di poter far ricrescere zampe amputate e molte parti del corpo che nessun animale dotato di scheletro è in grado di rigenerare. Ad esempio, una zampa tagliata si rimargina. Produce un blastema, cioè un abbozzo di cellule che aspetta di differenziarsi, finché, per un effetto memoria, prima cresce nella perfetta forma, quindi nella misura giusta. Ricordiamo a proposito che le zampe davanti presentano 4 dita e 5 quelle posteriori, spesso leggermente palmate. Gli urodeli esistono soprattutto nel Nord America, in Europa e Asia, e mancano del tutto quasi nelle altre zone del mondo. Un particolare che stupisce è la mancanza dei polmoni. Gli urodeli respirano in pratica soltanto con la base della bocca e la pelle, che deve mantenersi sempre umida, e non possono allontanarsi troppo dall'acqua. Anche per questo la salamandra non può resistere al fuoco, come dice una falsa leggenda, e nel modo più assoluto. Amano invece il freddo e odiano il caldo. Come il rospo, possiedono ghiandole parotoidi di fianco agli occhi, che possono emettere sostanze irritanti con effetto neurotossico. Questo avviene solo se si sentono minacciati. Lungo il corpo hanno anche 2 file di ghiandole che producono un gusto amaro. Esistono in realtà non tantissimi predatori capaci di mangiare un urodelo. Prima di presentare le specie italiane degne di nota, vediamo la salamandra gigante del Giappone, con 2 metri di lunghezza, e la più grande del mondo. Se vogliamo, possiamo anche vedere la più piccola del mondo, che misura meno di 2 centimetri. Ecco la salamandra pigmea, che si trova in Messico. Le salamandre e i tritoni vivono dai 15 ai 20 anni. Gli habitat di tutte le specie italiane, poste ad altezze considerevoli, sono indicatori di luoghi liberi da inquinamento. Si possono trovare in fresche e cristalline ruscelle di montagna con erba ai bordi, oppure in laghetti circondati da alberi ombrosi, in fontanili con acqua pulita che siano riparati dal sole, ma anche in lavatoi non molto frequentati, dove l'acqua è corrente. Vivono volentieri in stagni isolati, privi di rifiuti e di agenti contaminanti. È in ruscelli, con acqua ben ossigenata e ambienti non soleggiati, con fitta vegetazione. Visto il loro timore del sole, in generale questi anfibi sono notturni. Se capita di vederli di giorno, è sempre in giornate piovose o nuvolose. Difficilmente cambiano zona, se non per i soliti interventi dell'uomo quando sconvolge i loro siti, per farne parcheggi o nuove costruzioni. Tutte le specie della famiglia sono solo carnivore. Il cibo che gradiscono, che può essere acquatico o di terra, è per tutte più o meno lo stesso. Chioccioline acquatiche e non acquatiche, effimere, che a centinaia si levano dall'acqua e vivono solo un giorno. Friganee, che nello stato adulto somigliano a farfalline, e sono cibo tutti quegli insetti che finiscono a bagno. Ma anche lombrichi sulle zolle di terra delle rive, e piccoli ragni quando si calano dalle foglie con i loro fili, ma anche zanzaroni che vivono sui canneti e tricotteri, cioè le larve delle friganee, catturati con la lingua appiccicosa a forma di fungo. Tenete presente che per noi questi animali sono innocui.
In quanto al loro veleno, se doveste prendere in mano una salamandra, per evitare irritazioni, basta non toccarsi gli occhi e la bocca e poi lavarsi le mani. Descriveremo le salamandre e i tritoni italiani per imparare a riconoscerne alcune differenze. Anzitutto, nelle salamandre non c'è una chiara distinzione tra maschio e femmina, mentre esiste nei tritoni, che poi vedremo. Iniziamo con la salamandra pezzata. È facilmente riconoscibile per le sue macchie gialle sul corpo nero ed essendo velenosa deve evidenziarsi nell'ambiente. È semplice mimetismo bulleriano, un avvertimento visivo. Può arrivare a 20 cm. Presenta almeno 15 differenziazioni, ovvero sottospecie, tra cui la più appariscente è la sottospecie Giglioli, soprattutto nel meridione d'Italia. È come se la quantità dei neri e dei gialli fosse invertita e si presenta anche interamente di un giallo senape. Negli ambienti dove il cibo è scarso, in particolare carenti di iodio, esiste un meccanismo di sopravvivenza che non permette alle larve acquatiche di diventare adulti. Prende il nome di neotenia. L'individuo può rimanere acquatico per un periodo indeterminato. In quello stato ha le branchie, è ancora erbivoro e il cibo vegetale non viene mai a mancare. L'accoppiamento, in un certo senso, avviene a distanza. Il maschio esegue una specie di balletto per poi depositare a terra uno speciale pacchetto di semi. Lei, o da sola o per una spinta di lui, ci va sopra e fa fecondare le uova. La gestazione dovrà iniziare molti mesi dopo, essendo insieme alla salamandra alpina ovo vivipara. Finita la maturazione, le uova si schiuderanno all'interno del corpo. Darà quindi alla luce larvette già in grado di nuotare. Fatto curioso è che lei non sa più nuotare, perciò deve stare attenta quando partorisce in acqua dalla riva. Pur essendo velenose, gli urodeli sono ugualmente attaccati da predatori, come le bisce d'acqua, per esempio, la natrice tessellata, la cicogna bianca, uccello piuttosto veloce, la testuggine acquatica, che riesce a sorprendere la preda, il luccio, famelico pesce di fiume, con denti affilati, tutte specie insensibili al veleno. Non molto diversa è la salamandra atra. Misura un po' meno, circa 12 cm. Il colore è completamente nero. Atra significa nero. Possiede le ghiandole già descritte contro i suoi nemici. È molto difficile distinguere il maschio dalla femmina. La specie è stata suddivisa in tre sottospecie, che non è molto facile riconoscere. La sua attività inizia a maggio e finisce a ottobre. Si accoppia praticamente in tutto il periodo. Anche questa specie è ovovivipara. In più, la femmina può conservare i semi maschili anche un anno. Al momento giusto trattiene solo alcuni embrioni negli ovidotti perché maturino. Gli altri embrioni li utilizza come cibo per quelli che stanno sviluppandosi. Crescendo mangiano anche parte degli organi interni della madre. La gestazione può durare fino a 4 anni. Tutto questo per avere da 2 a 4 piccoli. Ora arriva una specie con caratteristici dettagli. Si tratta di una salamandra soltanto italiana, che vive in pochi territori lungo la penisola, la salamandrina dagli occhiali. Anzitutto è lunga solo 10 cm, presenta anche interessanti colori e una codina sottile con testa e schiena nere. Sa nuotare a differenza delle altre salamandre, infatti mangia solo in acqua. Depone le uova nei ruscelli regolarmente dopo l'accoppiamento. Formano come delle collanine di perle. Vive nei piccoli fossati dei boschi e si può considerare un segno che il territorio è sano. La macchia chiara che ha sulla fronte ha suggerito il suo nome, salamandrina dagli occhiali. Ultimo dettaglio, nelle zampe ha 4 dita anziché 5. Passiamo ora ai tritoni, sempre della stessa famiglia, i salamandridi. Cominciamo dal tritone punteggiato. È lungo al massimo 9 cm. A differenza delle salamandre, come tutti i tritoni italiani, gli adulti a fasi alterne vivono anche in acqua, che possibilmente deve essere ferma o poco corrente. Ha diverse strisce sulla testa, più marcate quella che attraversa l'occhio. Corpo dei colori marroncino con sfumature verdastre oppure grigiastro, sempre ricoperto da macchie tonde scure, più piccola nelle femmine. I maschi hanno la schiena ondulata, dentellata. Nella fase terrestre sono molto più notturni. Dopo l'accoppiamento, la femmina arriva a deporre 300 uova, che sistema una ad una dentro foglie acquatiche piegate. Dopo 6-10 settimane, le larve terminano di svilupparsi e i piccoli escono dall'acqua per spostarsi a terra.
Veniamo ora al tritone alpestre. La pancia arancione non è mai punteggiata. Il maschio ha una piccola cresta solo nella stagione degli accoppiamenti, mentre manca la femmina. In quella stagione, da animale notturno diventa anche diurno. Misura 12 cm e i colori del maschio vanno dall'azzurro al grigio azzurro, oppure blu scuro e grigio scuro. La femmina è abbastanza tozza e screziata di nero e grigio compatti. Come tutte le femmine di tritone, non presenta creste. Abitualmente il corpo del maschio mostra una banda azzurra tra la schiena e la pancia, arancione. Al momento del corteggiamento il maschio si pone davanti alla femmina ed emette un particolare profumo. Inizia quindi a seguirla finché lei, inebriata, lo tocca delicatamente. Dopo il rilascio del contenitore di semi maschili nel ruscello, la femmina ci striscia sopra e rimane fecondata. Deposita quindi 250 uova attaccandole a piante acquatiche. Anche questa specie ha individui neotenici, cioè che non diventano mai adulti, e si nutrono di vegetali acquatici, non di cibi di carne nutriente. Di solito accade nei laghi freddi di montagna. In montagna, ovunque ci sia acqua, è possibile trovare il tritone alpestre. Gli capita persino di sistemarsi a suo rischio e pericolo in un solco prodotto da un copertone di automobile passato su di una pozza fangosa. Esiste anche un tritone esclusivo dell'Italia, per la precisione dell'Italia centrale e meridionale. Il tritone italiano, molto esile, lungo 8 cm, con due ciuffi di ghiandole ai lati della testa, piuttosto squadrata. La parte superiore è grigio marrone scuro, mentre la pancia è giallastra con puntini scuri. Sia gli adulti che i giovani sono leopardati e, come le altre specie, presentano un periodo acquatico e uno terrestre. I piccoli non escono dall'acqua prima di essere del tutto sviluppati. Si accoppia sott'acqua e la femmina produce uova di 1,5 mm avvolte da una gelatina. Cerca specie adatte di piante e vi incolla le uova. D'inverno entra in ibernazione, valido metodo di sopravvivenza. Le larve escono dopo 2-4 giorni e sono pronte dopo 4-6 settimane. In zone molto fredde impiegano anche diversi mesi. Prima di descrivere un tritone davvero appariscente, vorrei illustrarvi attraverso uno schema colorato i quattro tipi di pancia di tritoni italiani. Un modo in più per evidenziare lo sforzo della natura per la diversità. Abbiamo il tritone italiano Lissotritum italicus, di cui abbiamo appena parlato. Misura 8 cm, ha la pancia gialla con piccole macchie rotonde e nere. Il tritone punteggiato Lissotritum vulgaris misura 9 cm. Alla pancia bianco sporco con puntini un po' più grandi. Al centro della pancia ha un settore rosa aranciato. Il tritone alpestre, Mesotritum alpestris, di 12 cm, ha la pancia totalmente arancione, senza nessun puntino. Infine il tritone crestato italiano, Triturus carnifex, che vi presenterò tra poco, ha la gora grigio scuro con minuscoli punti e la pancia di un bellissimo arancione, con grosse macchie. Caratteri che mantiene sempre. A parte le isole, questo tritone si trova un po' dovunque in Italia. Anche la vita del tritone crestato è suddivisa in fasi acquatiche e terrestri, a seconda dell'età delle stagioni. Durante la fase terrestre i colori presentano tonalità più scure. Il maschio ha una striscia bianca sulla coda e piccole le femmine presentano una striscia gialla che va dalla nuca alla coda. Nella fase acquatica i colori sono più chiari e le macchie risaltano meglio. La cresta ha dentelli più appariscenti per fare colpo sulla femmina. Si accoppia da dicembre a giugno. Sventolando la coda, il maschio incanta la femmina ed emette feromoni da ghiandole dette paradisiache. Lei depone fino a 400 uova. Le larve escono dopo 2-3 settimane e crescono fino a 8 cm. Velocemente possiamo infine citare un genere che vive solo nelle grotte, una particolare famiglia, i geotritoni. Misurano circa 12-15 cm, hanno la testa grossa e gli occhi sporgenti. Sui polpastrelli hanno una ventosa per correre sulle pareti delle grotte. Si accoppiano a terra e depongono le uova al suolo. Si pensa che vivano 17 anni. Il geotritone di Ambrosi, scoperto nel 1954, si trova solo in Liguria e Toscana. Non tollera la luce e vive nell'umidità. Il geotritone di Strinati vive anch'esso solo in Toscana e Liguria, sconfinando leggermente in Francia. Come le altre due specie, anche il geotritone italiano emette una schiuma velenosa per difendersi. Si nutrono tutti di insettini, ragnette e altri invertebrati. Sono esseri delicati,
le grotte che li ospitano non dovrebbero essere troppo frequentate. Cari amici della natura, che ne dite di queste strane creature? Vi sono diventate abbastanza simpatiche? Se vi iscrivete, ne vedremo delle belle. Condividendo, formeremo un gruppo di appassionati. Cliccando sulla campanella, non perderete nessuna notifica di futuri argomenti. Grazie amici e ciao a tutti!